Guarda ragazzi, che luci che spesano qua, un nuovo video oggi ragazzi. Ansia a livelli mondiali perché siamo quasi arrivati al giorno clou, cioè alla finale. Manca mai un giorno alla finale. E che dire ragazzi, non andiamo in finale di Europa League dal 98, ragazzi, dal 98. Abbiamo partecipato ben 5 finali, questa inclusa, quindi sono 5 finali che andiamo a partecipare. Abbiamo vinto ben 3 volte, una abbiamo persa contro Shakhtar, 0-4 abbiamo perso, ma potremo vincere ancora. Potrebbe essere la nostra bellissima quarta Coppa Europea, cioè l'Europa League, il confronto in Champions che abbiamo vinto 3. E niente ragazzi, sono fiero dell'Inter. Spero che riusciamo a fare cose belle e spero anche di vincerla sta Coppa UEFA, anche se sarà molto difficile. E niente, speriamo che il nostro portiere Anaci la alza sta Coppa e speriamo anche che di vincere bene. Io già sei in vantaggio del primo tempo, so che chiedo troppo ai miei giocatori, però Conte, tiri fuori le palle in questa finale, visto che tempo fa con la Juve eri così poco arrivato, poi hai perso contro il Basilea e adesso tocca vincere questa Coppa, tocca vincerla e speriamo di vincere questa Coppa Europea, questa Europa League, che sarebbe giunta anche ora di vincerla. E che dire ragazzi, auguro una fortuna a tutti i miei giocatori e all'Inter e speriamo di vincere questo trofeo, ce la meritiamo visto che abbiamo fatto un grandissimo campionato, una grandissima stagione. Peccato che per un punto non abbiamo vinto lo scudetto, ma ci rifaremo il prossimo anno per lo scudetto, per la Champions anche lì per il prossimo anno, però l'Europa League adesso semifinale ci dobbiamo crederci. Siamo arrivati a questo punto, ce l'abbiamo fatta. All'inizio pensavamo boh, veniamo eliminati, ma quando abbiamo buttato il Getafe, Bayern Mancuse e Shakhtar Donetsk ben 5-0, ho pensato forse la Champions, forse l'Europa League ce la meritiamo, una finale forse possiamo anche vincerla. Poi vediamo Siviglia che anche lui ha vinto tutte le partite, ha battuto l'United, però ripeto l'United l'ha battuto perché l'United possiamo dire confermarlo, non è che è stato ben campo, però dai, ha fatto anche lui bella partita. Ma Benfica e Benfica il Siviglia è quello che ha vinto più coppe europee, cioè come se fosse il Real Madrid se non mi sbaglio, poi non so nemmeno quante l'ha vinte, poi dopo il video andrò a valutare quante l'ha vinte e così domani se la vinciamo diremo non hanno vinte noi solo 4, perché se vinciamo sarà bella quarta che vinciamo e così nel tabellone sarebbero 3 coppe Champions League, 3 Champions League e 4 Europa League, sperando che succeda veramente. Poi se non succede, amen, sarà un'altra finale persa e gli Juventini diranno anche voi perdete le finali. Sì, ma non ne perderemo mai consecutive o non perderemo mai tante volte una finale di Coppa Europea, diciamo, perché finali di Coppa Italia non mi dico quante finali abbiamo perso, però poi andrò anche lì a rivalutare. E niente ragazzi, che possiamo dire, io spero veramente di vincere, sogno questa finale, cioè sogno di vincere questa finale. So che chiedo troppo per un Inter che merita, tanti dico che non meritava sta finale, queste varie che dicono sempre gli haters o i gufi che ci portano scarogna, che ci dicono no, voi non mi vedete niente, secondo posto regalato, Europa League finale non mi avete, tutti che adesso stanno ancora rosicando che almeno un'italiana è in finale in Coppa Europea, anzi 2 italiani sono in finale in Coppa Europea, gli arbitri italiani che giocano la finale di Champions League, che Italia, mamma mia, gli italiani lì ti fanno, lì domani, lì domenica ti faremo, gli arbitri ti faremo, mai vai Rizzoli, vai. Che ma wow, e mentre noi giochiamo venerdì e domani la finale per vincere almeno la finale di Europa League, che ce la meritiamo, speriamo di vincerla, speriamo
di essere quella coppa e Nani ce la farà sicuramente, ce la farà, ci farà. Insomma, vi ricordo che saremo anche in live reaction domani sulla piattaforma Viola e vi dico una cosa che sicuro succederà, che quando mancano pochi minuti, se stiamo già vincendo, metterò già pronto Skype, perché ragazzi andremo fuori a festeggiare, andremo in piazza seconda, in piazza Fieri di Asti, ovviamente se voi siete di Asti, fate Inter, ci vediamo domani sera se vinciamo in piazza Fieri di Asti a tifare, a festeggiare l'Europa League 2019-2020, che sarebbe la Europa League Covid-19, perché non c'ho i tifosi, però meta di essere, so che tanti non verranno o pochi verranno, ma io andrò con la mascherina e urlerò sì, se vinciamo ragazzi, se vinciamo sì. E niente, ci vediamo al prossimo video e niente, bello, ciao, a domani live alle 9 sulla piattaforma Viola, non dimenticate, ciao.